Per trovare numeri simili a quelli attuali della pandemia Covid in Abruzzo bisogna risalire indietro nel tempo fino all'autunno scorso, quando però il trend dei ricoveri e dei contagi era in aumento. Ora invece la pandemia è in regressione, così come era accaduto dopo il lockdown totale di marzo ed aprile del 2020. Allora il 1° maggio, il giorno della festa dei lavoratori, era stato il segno della ripartenza, l'inizio dell'uscita dallo shock di un virus sconosciuto e mortifero, ripartenza che però si è poi rivelata traditrice in inverno. Questa volta non si deve correre lo stesso rischio e per questo la prudenza è d'obbligo, soprattutto per la persistenza delle varianti, ultima in ordine di tempo quella indiana, e nonostante le vaccinazioni facciano guardare all'estate e alla fine del 2021 con un moderato ottimismo. Così come registrato nei giorni scorsi, negli ospedali abruzzesi si stanno costantemente svuotando i reparti Covid di medicina e di terapia intensiva e questo potrebbe spingere il governatore Marsilio ad allentare in maniera più veloce le restrizioni con nuove riaperture. I numeri sembrano confortarlo perché nelle ultime 24 ore sono state 26 le dimissioni dall'area medica Covid, dove sono occupati attualmente 348 posti letto. Meno marcata la discesa delle terapie intensive a quota 32, meno 4 rispetto a ieri. I nuovi contagi sono 226, in leggero aumento. Sono stati eseguiti 4.775 tamponi molecolari e 3.115 test antigenici con un tasso di positività complessivo del 2,86%. L'aumento del numero dei nuovi contagi unito al lieve progresso delle guarigioni porta nelle ultime 24 ore ad una risalita decisa degli attualmente positivi, più 196, ora a quota 8.579. Il bollettino regionale purtroppo continua a registrare decessi, sono 5 quelli recenti che portano il totale delle vittime da inizio emergenza a 2.408. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. Dopo la copertina dedicata al Covid, all'emergenza sanitaria nella nostra regione, apriamo un'ampia pagina invece che riguarda la festa del lavoro che ricorre oggi. Partiamo da Penne, dove un presidio per il lavoro e contro le crisi industriali c'è stato con il sit-in questa mattina davanti lo stabilimento della Brioni, organizzato dalle sigle sindacali confederali CGL, CISL e UIL Abruzzo, per dire no ai 320 esuberi annunciati dall'azienda. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Se lo immaginavano diverso questo 1° maggio, i lavoratori e le lavoratrici degli stabilimenti Brioni Roman Style dell'area Vestina, che da qualche settimana vivono ancora una volta la paura degli esuberi. 320, quelli annunciati dal nuovo piano industriale 2021-2025 illustrato dall'azienda. Così proprio Penne è stato scelto come luogo simbolico dalle sigle sindacali di CGL, CISL e UIL Abruzzo per celebrare la festa del lavoro, allineando questa giornata a quella nazionale che porta come slogan l'Italia sicura con il lavoro. Presenti alla manifestazione, oltre alle sigle sindacali, rappresentanti del Consiglio Comunale di Penne ed esponenti del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Non possiamo permetterci di perdere altri posti di lavoro e di desertificare un intero territorio e quindi serve che le istituzioni si impegnino per mantenere i posti di lavoro e per rilanciare l'azienda. Le istituzioni devono essere in grado di fornire anche aiuto alle aziende che vogliono rilanciarsi, ma con una condizione forte ed espressa: non si deve perdere neanche un posto di lavoro e deve essere rilanciato il sito industriale. Per noi questo è importante. Fiduciosi sulle possibilità di un'apertura da parte dell'azienda, la CISL, ma a condizione che vengano riattivati gli ammortizzatori sociali Covid e che l'impatto di questi esuberi sia il meno dannoso possibile per la vita sociale dell'area. Abbiamo notato che l'azienda, pur avendo fatto questo annuncio così importante, così drammatico per alcuni versi, è disponibile a un confronto e noi faremo due azioni: da un lato cercheremo di prorogare gli ammortizzatori sociali Covid e dall'altro avvieremo dei tavoli tecnici per fare in modo che l'impatto possa essere il meno problematico possibile per i tanti lavoratori, per le lavoratrici che da anni sono il pilastro portante dell'attività di Brioni Roman Style. Gli ultimi dati Istat sono davvero preoccupanti, con 11.000 posti di lavoro
lavoro persi, con gli occupati scesi abbondantemente sotto i 500.000. Per questo la UIL Abruzzo lancia richieste specifiche alla giunta regionale. Brioni non è solo un'azienda industriale, è anche un marchio di natura internazionale. Se incominciamo a perdere l'occupazione nelle aziende che hanno un brand internazionale, io credo che faremmo bene a preoccuparci e incominciare a capire insieme alla giunta regionale come poter trovare le soluzioni idonee a sconfiggere non soltanto in maniera sanitaria il Covid, ma sconfiggerlo anche sui temi dell'occupazione, del sociale e dell'economia. La cronaca: un agricoltore di 80 anni di Tollo è morto schiacciato sotto il suo trattore mentre era intento a fare la manutenzione del mezzo. Il trattore era dentro il garage, sollevato con un crick che a quanto pare ha avuto un improvviso cedimento. Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e il 118, per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Per gli accertamenti si sono recati sul posto i carabinieri della stazione di Tollo. La salma poi è stata restituita ai familiari. È stata la moglie a scoprire quanto accaduto alcune ore dopo il fatto. E la Questura di Pescara ha già individuato i nomi dei giovanissimi coinvolti nel raid vandalico della scorsa notte al liceo classico D'Annunzio nel capoluogo adriatico. Nelle prossime ore saranno ascoltati i giovani. La polizia è al lavoro già dalla prima mattina. I social network ed il video che vedete è diventato virale e hanno però agevolato l'attività investigativa della Digos, consentendo di arrivare rapidamente ai nomi di alcuni ragazzi presenti durante il raid. Quanto accaduto al liceo classico è una ferita che rimarrà aperta a lungo nella nostra città. Questo è quanto sottolineano in una nota 8 esponenti di centrosinistra oltre all'AMPI. Urinare su una scuola, sulla cultura, sul simbolo della voglia di una generazione di uscire tramite la leva del sapere dal periodo di incubo che stiamo vivendo, si legge nel comunicato congiunto, è già tanto grave quanto squallido. Farlo inneggiando al ventennio più buio della nostra storia, Mussolini, è ancora più deplorevole. Anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, aveva stigmatizzato quanto accaduto. Masci scrive: espressione di delinquenza comune con vaneggiamenti, fogli e vergognose venature politiche condite da parole blasfeme. Pescara non merita tutto questo, ha detto il primo cittadino. Nel sistema anglosassone, una volta individuati, i responsabili sarebbero condannati a frequentare le lezioni proprio nella scuola offesa. Dobbiamo moltiplicare gli sforzi, conclude Masci, per combattere l'ignoranza. E proseguiamo con il nostro telegiornale. Restando nel capoluogo adriatico, nel giorno della festa dei lavoratori, la CGIL esprime preoccupazione per il ritardo nella riapertura delle piscine Lenaia di dopo la decisione della Regione Abruzzo, proprietaria dell'impianto, di affidare la gestione provvisoria al Comune. A metà maggio l'iter potrebbe completarsi, ma i lavori non possono ancora essere i lavoratori non possono ancora essere riassunti. Vediamo il servizio. Restano ancora chiuse le piscine Lenaia di Pescara e con l'aumentare dei giorni di fermo crescono anche le preoccupazioni da parte dei lavoratori ad un mese e mezzo dal Consiglio Comunale Straordinario di Pescara, in cui l'ente ha manifestato la volontà di prendere in gestione l'impianto di proprietà della Regione Abruzzo dopo la fine anticipata del rapporto con l'Atinaia di 2020. Mentre lunedì prossimo è in programma un incontro proprio per la definizione del cronoprogramma per il ritorno alle attività, nel giorno della festa del lavoro la CGIL torna ad esprimere apprensione per il futuro dei lavoratori. Per il segretario regionale SLC Guido Cupido, quella delle Naiadi è una situazione quasi paradossale, perché l'avvicendamento che si doveva avere con il comune di Pescara e che aveva lasciato sperare per una riapertura anche imminente non è ancora avvenuto. Il sindacato, si legge in una nota, aveva mandato nei giorni scorsi una lettera al comune di Pescara per chiedere un incontro congiunto con le parti interessate per parlare della riapertura.
riapertura, ricevendo tuttavia la risposta di uno slittamento dell'incontro perché sono ancora in corso le istruttorie da parte degli uffici. Sul futuro dei lavoratori che oggi sono ancora in cassa integrazione non c'è ancora la procedura di licenziamento collettivo per arrivare poi ad una riassunzione, spiega dalla SLC Cupido, ma anche in questo caso occorre capire come procederà e si evolverà la situazione. Dal canto suo, Regione Abruzzo, con l'assessore allo sport Guido Liris, rassicura sul lavoro che si sta portando avanti per dare una iniezione di flussi importante agli impianti natatori che sono tra i più colpiti dalla pandemia. A inizio settimana faremo un incontro ad hoc con il presidente del Comitato Fin Abruzzo, Cristiano Carpente, e con il presidente del CONI, Enzo Imbastaro, per analizzare le tematiche relative alle piscine, dice Liris, spiegando che per quanto riguarda le Naiadi, dopo aver affidato la gestione al comune di Pescara, la situazione è quasi definita. La riapertura delle piscine Le Naiadi, perciò, se non ci saranno ulteriori intoppi, potrebbe avvenire fra il 15 e il 20 di maggio, ma poi occorrerà il tempo necessario a fare i lavori di pulizia, sanificazione e riallaccio delle utenze con nuovi contratti per riaprire definitivamente al pubblico. Adesso andiamo nel mercato di Campagna Amica. Quest'anno è stato proposto l'Agribag, una merenda contadina da poter consumare all'aperto. Giuseppe Dintino. In una Pescara che lentamente riparte, il mercato di Campagna Amica quest'oggi ha riaperto i battenti, prodotti come sempre stagionali a chilometro zero, ma oggi nell'iniziativa della Coldiretti è proposto anche l'Agribag, una merenda contadina per un picnic. È all'aperto infatti, come conferma l'Istituto Superiore di Sanità, che le persone possono interagire tra loro serenamente. Sì, esattamente, oggi è un'apertura speciale, proprio in ricorrenza del 1° maggio, e in questa giornata vogliamo proporre le nostre nuove Agribag, sono delle composizioni con dei prodotti a chilometro zero delle varie aziende agricole che sono presenti in questo mercato. Con questa nostra proposta riusciamo a promuovere i nostri prodotti e farli conoscere alle persone, e soprattutto le possono assaggiare e degustare all'aria aperta come è previsto dal decreto. Un'occasione, quella della merenda contadina nella giornata del 1° maggio, anche per far conoscere i prodotti della nostra terra e le eccellenze enogastronomiche abruzzesi. Nella nostra Agribag proponiamo prodotti a chilometro zero, tutti freschi e soprattutto di stagione. Abbiamo le fave, la pizza scima, un dolce della tradizione abruzzese, il pocconotto, un vino fresco, dei fiadoncini e l'olio extravergine di oliva. Com'è stato quest'anno per il comparto agricolo? Diciamo che è andata bene, comunque i generi alimentari sono beni di prima necessità e noi appunto abbiamo cercato di mantenere un certo equilibrio, di restare sempre aperti e accontentare i nostri clienti. Ci spostiamo a Chieti. Nonostante siano in arrivo aumenti delle tasse locali dovuti al piano di rientro del debito del comune, l'amministrazione sta studiando aiuti e sostegni al commercio in città, sperando in un rilancio post-Covid del capoluogo teatino. In arrivo anche una Fidelity Card, mentre è già operativa l'iniziativa Commercio e Famiglie. Vediamo il servizio. Zona gialla e riaperture stanno ridando fiducia agli esercenti fiaccati da un anno di lockdown e zone rosse. I commercianti di Chieti potranno aderire fino al 20 di maggio all'iniziativa Commercio e Famiglie, destinata ad incentivare lo shopping nei negozi di prossimità attraverso buoni acquisto. Siamo dando già insomma un aiuto concreto agli esercenti della città, che quelli che hanno aderito nella prima fase e quelli che aderiranno in questa seconda stanno già vedendo, però quelli che hanno aderito, i benefici con buoni acquisto che già ammontano a svariate migliaia di euro in poche settimane. L'amministrazione comunale poi ha istituito un tavolo con i commercianti per discutere e risolvere le problematiche della categoria. Nell'ultima riunione è stato condiviso il documento di riequilibrio dei conti dell'ente, approvato dal Consiglio pochi giorni fa, in vista ritocchi al rialzo delle aliquote delle tasse locali, ma, spiega l'assessore al commercio Manuel Pantalone, ai sacrifici corrisponderanno iniziative di aiuto agli esercenti. Insieme ai commercianti stiamo anche costruendo una Fidelity Card del commercio cittadino, una vera e propria carta dei servizi che saprà efficientare il rapporto tra la clientela e i negozi stessi e che saprà riavvicinare le persone in questa fase di riapertura.
Ventesima edizione del Lavoratore Ideale, l'iniziativa curata da Cronache Abruzzesi in cui è stato premiato chi si è maggiormente distinto nel proprio settore professionale. Torna il lavoratore ideale. Dopo un anno di stop causa pandemia, la manifestazione del 1° maggio in cui i sindacati premiano chi si è maggiormente distinto nel mondo del lavoro si è nuovamente svolta presso la provincia di Pescara. Questa è la 20ª edizione. Quest'anno insieme a Paolo Minnucci e all'associazione abbiamo voluto che si riniziasse per dare proprio quel segno di continuità e di ripresa soprattutto in questo momento così difficile. Poi un premio importantissimo. Nell'iniziativa curata dalla redazione di Cronache Abruzzesi sono stati premiati 27 lavoratori. Molti tra loro hanno contribuito e continuano a contribuire alla lotta contro il Covid. Dei lavoratori presso gli ospedali, gli operatori sanitari in genere, i trasportatori, i lavoratori del 118, chi guida l'ambulanza, comunque sono quelle persone che anche da parte mia vanno ringraziate, non solo quelle che sono state premiate, ma tutto il mondo ASL, tutto il mondo ospedaliero, perché hanno subito e hanno ancora una pressione non da poco, non dimentichiamo che da quasi 14 mesi che sono sotto pressione, senza un attimo di respiro, in prima linea e soprattutto nei primi momenti che non si conosceva questa pandemia, come affrontare e come comportarsi. Oggi, sai, quando il nemico un po' comincia a conoscerlo è diverso, ma ricordo l'anno scorso in questo periodo la situazione era drammatica, marzo e aprile è stata pesante, quindi anche io mi unisco a loro e li ringrazio per tutto quello che hanno fatto e che stanno facendo. Ed ora siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B. C'era solo la vittoria a disposizione e invece la partita del Pescara a Cosenza è durata appena 7 minuti, tanto è bastato ai Silani per segnare due reti che alla mezz'ora sono anche diventate tre nella ripresa. Macin ha fallito anche un rigore quando ormai il match era comunque segnato. Un 3-0 finale che manda il Pescara in Serie C, anche se per la matematica si dovrà attendere la partita di martedì. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Il Pescara crolla 3-0 al San Vito Marulla di Cosenza e saluta anticipatamente la Serie B, anche se ancora non matematicamente. Poco da dire sulla sfida giocata in terra calabrese, dove gli abruzzesi sotto di 2-0 dopo 8 minuti sono apparsi già rassegnati e con la testa sulle nuvole. Per la squadra di Occhiuzzi è stato così un gioco da ragazzi portare a casa il successo. Grassadonia sceglie il 3-5-2 e ritrova dal primo minuto Sorensen, Valdifiori e Giannetti, assente De Sena. Fra i locali diverse le defezioni. In campo gli ex Crecco e Corsi. Nel caldo pomeriggio del San Vito Marulla si parte agli ordini di Marinelli di Tivoli. Al sesto pronti via e calabresi già in vantaggio con Tremolada che su punizione dai 25 metri non lascia scampo a Fiorillo. Pessimo avvio di gara del Delfino che poi diventa disastroso visto che dopo 120 secondi Carretta in contropiede fa 2-0 tagliando a fette la difesa di Burro dei Biancazzurri e dopo essere anche scivolato. Cosenza 2, Pescara 0, sotto shock il Delfino in balia della furia di un Cosenza assatanato. All'11° ci prova Odegaard per gli ospiti che con un tiro cross dalla sinistra crea apprensione a Falcone che smanaccia il pallone. Approccio molle e inconsistente dei ragazzi di Grassadonia con il Pescara che cerca di fare qualcosa con Macin che al 16° su punizione manca di poco il bersaglio grosso. Al 28° nel Pescara si infortuna Rigoni che è costretto a lasciare il campo a Maestro in non perfette condizioni. Al 31° però arriva il triste Silano ancora con lo scatenato Tremolada, autore di una rete spettacolare. Cosenza 3, Pescara 0, proteste dalla panchina pescarese per un presunto fallo con il team manager Andrea Gessa allontanato. Gara a questo punto già chiusa con il solo Odegaard ancora a crederci e protagonista di una buona giocata al 32° vanificata dalla parata di Falcone che poi si ripete anche in chiusura di tempo al 46° quando dice no alla conclusione di Valdifiori. Nel secondo tempo si scende in campo quasi per un ordine firma su
sul 3-0 locale. Accade davvero poco, con i padroni di casa paghi del triplo vantaggio ed il Pescara rassegnato. Al 14esimo c'è una buona giocata di Maestro, che poi tira però centralmente. Grassadonia gioca al 16esimo le carte volte Galano per Sorensen ed Odgaard. Al 18esimo fallo di Ba su Giannetti in area cosentina e rigore concesso dal direttore di gara al Delfino, con Falcone che però si supera e dice no a Macin, che dai 18 metri si fa respingere la conclusione. Secondo errore dal dischetto per la stagione per il giocatore pescarese dopo quello di Empoli, e punteggio che così resta sul 3-0. Il Pescara cerca almeno di salvare la faccia e al 22esimo Giannetti in area locale, sugli sviluppi di un calcio di punizione di testa, trova la respinta di Falcone. Il Pescara si sveglia tardi a partita chiusa ma non trova il gol, con al 31esimo l'ingresso in campo di Seter per Maestro e l'esordio assoluto di Daloia, classe 2001, che prende il posto di Giannetti. Finisce la gara al San Vito Marulla con il Cosenza che vince per 3-0 e finisce anche il campionato del Pescara, che torna in Serie C. Ora passata la rabbia, bisognerà azzerare tutto. Mandare adesso l'allenatore, dopo tanti errori, onestamente mi sembrava veramente poco carino. È giusto che la società ci metta la faccia per tutti gli errori che ha fatto, chiedendo scusa a tutti, perché una prestazione del genere è incommentabile. Sono stati fatti errori di valutazione su, per quanto riguarda la rosa, sugli acquisti, sulla valutazione di tante componenti. È normale che se arriviamo a esonerare due allenatori su tre in un campionato, qualche errore si è fatto. Però speravamo che con Grassadonia qualcosa si stava vedendo, qualcosa si stava riuscendo a fare, però nei momenti topici poi delle partite noi veniamo sempre meno. E questa è una storia che si ripete per tutti e tre allenatori, partendo da Massimo Oddo, che quando ha vinto con la partita con Cittadella non ci siamo mai ripetuti dopo. È capitato dopo la Reggiana con Breda ed è capitato due o tre volte con Grassadonia, che dopo una vittoria la squadra è sempre venuta meno a livello nervoso e mentale. Noi che ci sentiamo traditi, è normale che lo zoccolo duro dà una mentalità ai nuovi. Non è che i nuovi possono dare una mentalità vincente a quelli che già sono qui e sono qui da tanti anni. Purtroppo è mancato proprio questo, ma adesso dare colpe ai giocatori, dare colpa a questa squadra onestamente non mi va, perché i principali responsabili siamo noi società, sono io direttore e poi a cascata tutti quanti, quindi non mi sento in questo momento qua di dare delle colpe solo a loro, ma le dobbiamo dividere un po' tutti. In Serie C, ultimo impegno della stagione regolare per il Teramo, che domani sera attende la Viterbese e al termine dei 90 minuti conoscerà l'avversario per il primo turno dei play-off. Per la settima piazza arrivo a 3 in volata, con biancorossi Palermo e Foggia a contendersi la migliore posizione. Paci senza Diakité e Trasciani, ma con Tentardini che torna dalla squalifica. Probabile turno di pausa per Arrigoni, che come Mungo e Vitturini è diffidato e rischia di saltare il primo turno della seconda fase. Torna anche Santoro, probabile conferma dall'inizio per Birligea. Vediamo. Non credo sia fondamentale arrivare settimi. È importante, sarebbe importante, importantissimo arrivare settimi, perché avremmo la possibilità anche col pareggio di passare il turno. Però non è fondamentale e non è così scontato, perché non dipende solo da noi. Quindi rimango della mia idea che dovremo fare di tutto per vincere, sperare di arrivare settimi, anche perché sarebbe, a prescindere da tutto, un grande risultato, e poi affrontare i playoff. Però se poi non arriviamo settimi, che succede? Non credo che nel nostro modo deve cambiare qualcosa. Dobbiamo aver coraggio nell'affrontare i playoff, non dobbiamo partire come outsider, l'importante è passare un turno anche se arriviamo ottavi. No, non cambia niente. La mentalità deve essere quella feroce di una squadra che vuole far bene. Dopo l'ultima gara avevi detto che avresti fatto un ragionamento anche su diffidate. Quanto peserà questa valutazione dopo domani, ecco, quindi tra Regoni, Vitturini e anche Mungo? Vabbè, pesa perché pesa. Sono giocatori importanti, sono giocatori che andare a fare la prima partita dei playoff senza
potrebbe essere un problema, quindi non lo so, non ho scelto ancora, devo ancora vedere, nel senso che domani per me è importante, la rifinitura è il giorno più importante, devo vedere come stanno i centrocampisti, se vedo che non siamo in condizione, la partita più importante è quella di domani sera. Però se ho delle buone risposte a livello fisico, tecnico, da tutti i giocatori, è un pensiero che ce l'ho, ci sta. La partita più complicata ce l'ha il Teramo in casa con una squadra più forte o il Palermo fuori con una squadra, diciamo, sulla carta almeno un po' più debole? Ma sono tutte e due partite difficili. La nostra probabilmente è più complicata perché credo che il loro allenatore sarà molto carico. Ho questa sensazione, non so perché. E quindi credo che la partita la caricheranno a mille. Dall'altra parte il Palermo gioca fuori casa. Il Francavilla ha speso molto nelle ultime partite e quindi credo che sarà un po' più semplice rispetto al nostro turno, ma è sempre una partita, anche loro avranno le loro insidie, non credo che il Francavilla regalerà niente. E quindi bisogna giocarsela, sia noi che loro bisogna giocarsela. E poi vedremo quello che succede e vedremo se poi magari veramente sfidarci nei playoff. Non so che succederà. In relazione all'anno passato, è vero, è stato un campionato anomalo, però il Teramo il primo turno playoff comunque lo ha fatto. C'è una parte di Massimo Paci che pensa, passare il primo turno comunque significherebbe, sarei già contento di arrivare al secondo perché sarebbe migliorare la stagione passata. No, assolutamente no. Io lavoro per tirare fuori il meglio dai giocatori, per tirare fuori il meglio da tutte le persone che lavorano qua. E io sono qui per quello, non per fare paragoni o non per giudicarci. Tanto noi comunque in ogni istante siamo sempre giudicati, quindi non da questa parte cerchiamo di non giudicarci, ma cerchiamo di guardare al miglioramento, al processo e cerchiamo di credere che se riusciamo a tirare fuori il massimo da noi stessi già abbiamo avuto successo. In Serie D adesso gara difficile domani per il Pineto nel recupero dell'ultima giornata di andata del Girone F contro il Campobasso, partita che non si giocò a causa della nevicata che rese impraticabile il nuovo Romagnoli. Per i biancazzurri altra opportunità di recuperare posizioni in classifica, seppur al cospetto della capolista del raggruppamento. Il difensore del Pineto Alfonso Pepe si dice carico per una sfida affascinante. Vediamo. Sì, sicuramente sono le gare più belle da giocare, perché giochiamo contro il Campobasso che credo insieme al Notaresco in questo momento è la squadra più forte del girone. Quindi sono sempre partite belle da giocare. No, il Pineto va bene, diciamo, in questo momento sta bene, sicuramente quest'anno è un campionato strano perché col fatto che si gioca domenica, mercoledì, tutte le settimane, magari arrivi in qualche partita che non hai la brillantezza magari delle altre. Abbiamo fatto il pareggio a Agnone, sicuramente sì, potevamo fare meglio, però comunque abbiamo affrontato una squadra che non è la stessa, diciamo, delle altre partite, non era l'Agnonese che aveva i 4 punti, sicuramente si è rinforzata ultimamente, quindi diciamo un punto che comunque ce lo prendiamo. Domenica noi andremo a Campobasso a fare la nostra partita, noi vogliamo fare punti, sicuramente sappiamo che c'è da lottare all'ultimo minuto, perché sicuramente il Campobasso è una squadra molto forte, però noi andremo lì per fare la nostra partita. E loro sono giocatori importanti per la categoria, oltre al reparto offensivo, ma proprio nel complesso tutta la squadra, sicuramente ottimi giocatori, sia da difesa all'attacco. E dove si può arrivare? Noi cerchiamo di dare il massimo partita dopo partita per cercare di arrivare in una posizione migliore. Sicuramente ti ho detto, un campionato strano questo, perché siamo stati fermi più volte quest'anno. Comunque abbiamo una squadra, diciamo, importante per la categoria e cercheremo partita dopo partita di arrivare il più in alto possibile.
Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete on demand trovate i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona serata.